per ascolto dell'Evangelo dell'Epifania con il re Erode che sta al suo trono circondato dai soldati romani con i magi che in corteo, in cammino sono arrivati da lontano, dalla Persia. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Con i magi che ci guidano nel cammino, ci mettiamo ancora in cammino verso la Basilica di Santo Storgio, dove là concluderemo insieme il corteo.
applauso anche per loro. Seguono i popolari, gli amici di Cuneo, che tutti gli anni generosamente partecipano al nostro corteo. E poi via via, come potete vedere in abiti preziosissimi, tutto il corteo, dai damigiani, cortigiani e il seguito dei magi. Pastori vanno già a rendere omaggio alla Sacra Famiglia. Ricordiamoci che i pastori furono quelli che per primi videro il bambino. I magi arrivarono dopo. Quindi Gesù Cristo si manifestò ai semplici, prima di tutto. Un applauso ai posti esaltati. Adesso arrivano i magi con il loro seguito. Ecco il seguito dei magi ed ecco i tre magi che fanno l'ingresso, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Adesso guarda, non ti vedi che sta passando male, non sono là. Accompagniamo questo avvicinamento con una canzone tradizionale. L'andiamo insieme, vanno vanno i tre magi. Sta fiorito San Pietro. Guarda lì c'è la capanna, vedi? Stanno andando dentro. Il deserto e la foresta, i paesi in riva al mare, gente triste, gente in festa, mi vedevano passare. Tutti insieme, vanno, vanno. Vanno, 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 i tre re magi, vanno, vanno, e non la notte c'è la stella che sicura li conduce, com'è dolce, com'è bella, com'è chiara la sua luce, alla fine del cammino troveranno la capanna dove dormi io bambino tra le braccia della mamma. Vanno, 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 i tre re magi vanno, vanno, e non si fermeranno, finché non troveranno, non troveranno te, bambino re dei re. Grazie, grazie per questo contributo. I magi stanno rendendo un omaggio alla Sacra Famiglia, porgendo i loro doni. Bene. Adesso do la parola all'onorevole Presidente.
accompagnare dalla magia, la musica, dei canti, dei bellissimi abiti. Ecco, vi auguro che questa magia che rimanga nel cuore e li accompagna per le feste a venire, che certamente... I giovani che la sera si ritrovano, sono disperati, come spesso si sente dire, la stragrande maggioranza, davvero di ottime prospettive. Ancora tutti ci auguriamo di essere davvero come i magi, gente inquieta, inquieta nel senso forte e profondo, che non si accontenta, ha bisogno di cercare il senso della vita, di cercare la verità, e così incontra Gesù e in Gesù vede Dio. Ci auguriamo davvero anche noi di essere come magi, santi che accompagnano gli altri, che si fanno carico dei più deboli, come diceva Don Luca poco fa, e proprio questo augurio lo trasformiamo nel segno della benedizione di Dio su ognuno di noi, sulle nostre famiglie e su questa città che abitiamo e che davvero dice la nostra storia, dice la nostra identità. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per l'intercessione dei Santi Magi vi benedica Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona festa dell'Epifania. Grazie a tutti. Concludiamo la manifestazione con i nostri zampognari e un canto tradizionale, Tu scendi dalle stelle. Insieme, tutti insieme, vieni in una grotta freddo al gelo, e vieni in una grotta freddo al gelo, oh bambino mio divino, io ti a tremar, oh Dio beato, ai quando ti costò l'avermi amato, a tanto ti costò l'avermi amato. A te che sei del mondo il creatore, a te che sei del mondo il creatore. Mancano panni e fuoco, mancano panni e fuoco, oh mio Signore, mancano panni e fuoco, oh mio Signore. Caro eletto Pargoletto, caro eletto Pargoletto, quanto è questa povertà, più mi innamora, già che ti fece amor, povero ancora, già che ti fece amor. Grazie a tutti. Allora, saluto cordialmente augurandoci di rivedere il prossimo anno all'Epifania 2024. Buona Epifania a tutti, buona giornata.